Bene, questa non è una posizione di salvamento al mare, ma come ben state vedendo, insomma, volevo mettere in chiaro una cosa che mi riguarda personalmente e non solo, riguarda tutti i bagnini che lavorano in Italia, perché in Europa ancora non ho praticato, ma presumo non funzioni in questo modo. Questo è un discorso per mettere ben in chiaro la figura, molto importante, che ritengo sia molto importante, della figura del bagnino di salvataggio, o chiamatelo come volete, bagnino o in qualsiasi altro modo. Ma questa è una figura molto importante per quanto riguarda la stagione estiva in qualsiasi litorale marittimo, di cui ultimamente non viene rispettata la nostra figura in nessun altro modo, di cui tramite altre figure del bagnino di salvataggio, cioè dei colleghi, mi è stata rilasciata questa questione o questo discorso da precisare, no? Dicendo che questa non è una posizione di salvamento al mare. Non questa, non è un bagnino che è naufragato, sono stato io a piantare queste magliette per dare un esempio, uno spunto che noi non siamo invisibili, no? Era solo questo l'input, l'impatto che volevo dare. Di cui dice, in cui operano quotidianamente degli assistenti bagnanti. Il nostro compito è quello di garantire la sicurezza dei fruitori dell'arenile tramite opera di prevenzione e soccorso, nonché di far rispettare la vigente ordinanza balneare emessa dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia Costiera di Oristano, ma che sia di Oristano o di altre province non importa. Questo sta di fatto che è un nostro svolgimento e dunque lo pratichiamo allo stesso modo in qualsiasi provincia che noi ci troviamo. Non svolgiamo in alcun modo servizi di noleggio ombrelloni, sdraio, pedalò, canoe o quant'altro, in quanto esso non rientra in maniera evidente nelle mansioni di un primo soccorritore qualificato. A tal proposito, ci dissociamo in maniera categorica dal cattivo costume tipicamente italiano. Anche se qua siamo in Sardegna, e sa Sardegna non è Italia, e lo tengo a precisare. Di cui andiamo avanti. A tal proposito, tipicamente, allora, dato che ci troviamo in Sardegna, di voler identificare nel bagnino un tuttofare da spiaggia, cioè un oggetto che deve svolgere qualsiasi mansione gli venga attribuita che non è compito suo. È offensivo nella nostra professionalità e preparazione. Ci auspichiamo quindi, a nome di tutti gli assistenti bagnanti, che anche in Italia si adegui e riconosca finalmente una figura professionale fin troppo trascurata. Per qualunque chiarimento siamo disponibili in questa postazione, non in questa in questo caso, perché qua non c'è nulla, eh? Siamo invisibili e così in questo caso speriamo qualcuno. Ribadisco che siamo in questa postazione dalle 10 alle 19. Scusate, ma si è scaricata la batteria. Stiamo riprendendo il video in un secondo momento. E dunque, volevo tenere a precisare che i bagnini di salvataggio oggi hanno questa poca opportunità, delle volte non 4 mesi, ma solo 3 mesi l'anno. E svolgono il proprio lavoro 9 ore al giorno, 7 giorni su 7 per 4 mesi di stagione. Poi si devono spostare dalla Sardegna o comunque sia cercare un altro posto di lavoro. Dunque, spero che le istituzioni e chi i comuni che diano la concessione stiano soprattutto attenti a questa figura che ritengo molto molto importante in mare, soprattutto nei mari come i nostri, che sono altamente pericolosi in alcune spiagge, ovviamente in alcuni litorali. Ma questa figura c'è dietro una preparazione, c'è dietro una mia preparazione, in questo caso entro sul personale. La mia preparazione, 3 mesi e mezzo in piscina, 3 volte a settimana, 350 euro di investimento, 100 euro ogni 2 anni di rinnovo,
ma questa figura in spiaggia non è vista come un carabiniere, un vigile, ma è la stessa identica cosa. Di cui tengo a precisare questo piccolo dettaglio che è molto importante. C'è scritto nelle ordinanze della Capitaneria di Porto che il bagnino di salvataggio, oltre che a vigilare il mare o dal mare alla spiaggia col pattino, non deve svolgere nessun altro tipo di attività che sia di qualsiasi genere, anche raccogliere un mozzicone di sigaretta, perché se qualcuno annega andiamo noi in prigione. Boh, con questo chiudo in questo litorale bellissimo che è Tharros. Le rovine di Tharros, signori, siamo in mezzo all'archeologia, al mare. Oggi è il 3 di febbraio, ci sono 16 gradi. Un saluto dalla Sardegna.